Mi chiamo Gabriele Tubertini, ho iniziato a pescare fin da bambino, ho sempre avuto questa grandissima passione. A un determinato momento, quando mi sono sposato insieme a mia moglie, abbiamo acquistato un negozio di articoli da pesca e grazie ai miei risultati agonistici ho cominciato un po' a lavorare all'ingrosso, fino ad arrivare ai risultati attuali. Beh, va bene, erano altri tempi, altri tipi di competizioni. Ho vinto il campionato italiano, sono arrivato 2 volte secondo, 2 volte terzo, ho fatto 4 campionati del mondo, ho vinto il trofeo d'eccellenza che era la competizione più prestigiosa di quei tempi per alcune volte e così via. La passione della pesca è nata fin da bambino nei fossi e poi mio padre non era un pescatore, qualche volta mi portava a pescare con i suoi amici che erano pescatori, mi portavano nel fiume Panaro e per me era il massimo dei massimi. Beh, il primo giorno di pesca con la canna non me lo ricordo, però mi ricordo che andavo a pescare in tutti i modi, c'era il mio paese, c'era un fosso, andavamo a pescare i pesci con la canna, li andavamo a prendere con le mani, d'estate quando andavo in secca. In secca, vuotavamo le pozzanghere per prendere i pesci, pescavo allora, c'erano le grandi coltivazioni di canapa, allora c'erano dei laghetti in campagna fatti artificialmente che li chiamavano maceri dove affondavano la canapa. Una volta tolta la canapa liberavano le carpe da piccole perché allora le mangiavano, avevano fame e così via. E allora in quei maceri lì qualche contadino ti dava il permesso, qualche volta ti andavi di nascosto. Tante volte ci hanno preso, eravamo tutti ragazzini, mi sono preso tanti di quei calci nel sedere perché non volevano, però la passione superava tutto. È difficile definire la parola pesca, per me la parola pesca è il massimo. Per me è una cosa importantissima, occupazione del tempo libero e poi dopo la pesca diverte tutti, poi ci sono delle persone che l'hanno particolarmente del sangue che non possono farne meno. Io sono uno di quelli. Mare o acqua dolce? Bisogna intendere se si parla di mare o si parla d'acqua dolce. Allora, il posto che mi piaceva più di tutti per andare a pescare era il fiume Adda, in Lombardia, perché era un fiume che acqua limpidissima, grosso fiume, si poteva utilizzare tutte le tecniche a seconda della corrente e così via, e allora c'erano pesci meravigliosi, pighi, cavedani, barbi e così via. In mare ho fatto un po' tutte le pesche che mi hanno dato tantissime soddisfazioni, però la pesca che mi dà più soddisfazione di tutti è pescare in drifting, pasturando con la barca ancorata oppure la traina col vivo. Però per tanti anni ho fatto anche la traina con l'artificiale che mi ha dato tantissime soddisfazioni, però essendo un po' più faticosa e considerando l'età, meglio quella col vivo adesso. Pesce più grande che ho catturato. Ho catturato dei tonni in barca con degli amici, per cui non è una cattura proprio mia, ma una cattura d'équipe. Ho catturato tonni da 150, 180 kg, 90 kg, adesso sto andando a pescare con Bartoli. E qua negli ultimi anni abbiamo catturato parecchi tonni. La pesca che mi soddisfa più di tutte è la traina alla ricciola col pesce vivo e ho catturato alcune ricciole anche sopra i 45-50 kg, una anche quest'anno sulla cinquantina di chili. Ma io sono un po' restio a farmi vedere in televisione, a concedere autografi, anche se quando ero in auge nella pesca tutto quanto, specialmente i ragazzini, me li chiedevano, però sì, glieli facevo per accontentare, ma secondo me non era il caso. Io sono diventato famoso perché sono un pioniere della pesca agonistica. Uno dei primi ad aver iniziato, uno dei primi a fare dei risultati che allora consideravano eclatanti, tipo il primo campionato italiano, 3 prove con 3 primi, che adesso è una normalità. La Tubertini è nata perché io quando smisi di studiare, mi misi a lavorare, facevo il rappresentante, avevo questa grande passione della pesca, mi sposai.
e colsi l'occasione per occupare mia moglie, acquistai un negozio di articoli da pesca che non andava bene, piccolino, in un paesino come Bazzano, per occupare mia moglie. Intanto mi avvicinai al mondo agonistico, riuscii ad ottenere dei risultati, cominciai a fare una pastura, a prendere dei galleggianti e a un determinato momento, oltre ad essermi fatto, perché ero diventato famoso come pescatore, una grossissima clientela, gli altri negozianti volevano i miei materiali. Non potendoli più servire col negozio perché era un impegno, tramite un mio amico pescatore, che dopo è diventato mio socio, Paolo Cavazza, decidemmo di aprire un ingrosso. E pian piano abbiamo inserito nuovi prodotti fino ad arrivare ai risultati di oggigiorno. La storia praticamente è quella lì. Sono partito, come tanti, da un negozio di articoli da pesca. Poi circostanze fortunate, tutta una serie di discorsi hanno permesso un'evoluzione alla mia azienda che io ritengo abbastanza importante. Anche perché poi io sono sempre partito con un presupposto. Per me quello che conta nella pesca e soprattutto nelle attrezzature della pesca è la qualità. Quindi io mi sono sempre basato su prodotti di qualità, prodotti economici e tutto quanto non mi interessano. E ho riscontrato in questo modo un'enorme fiducia e da parte dei pescatori e da parte dei negozianti. La pesca in questi anni è cambiata tantissimo e cambierà ancora tanto, perché la pesca è costantemente in evoluzione. Quando uno crede di essere arrivato al top, vengono fuori sempre, sempre cose nuove. La pesca in acqua dolce si sta evolvendo un po' più lentamente perché la grossa evoluzione l'ho già avuta e si è arrivato al massimo dei risultati. La pesca in mare è completamente in totale evoluzione. Se voi pensate che fino a qualche anno fa andavano a pescare gli sgombri dell'Adriatico con degli ami dello 02 e del filo del 35, adesso vanno a pescare col filo del 14 e degli ami del 12. Anche lì ci sono dei pescatori che hanno fatto storia, che vanno seguiti e che sono quelli che poi, seguendoli e credendogli, sono quelli che ti fanno fare il salto di qualità e prendere i pesci anche in mare. Sto parlando di pescatori del calibro di Marco Volpi. Chiunque desidererebbe avere un consiglio da Marco Volpi, perché sicuramente è un consiglio redditizio. La pesca in questi ultimi 30-40 anni ha subito delle grossissime evoluzioni e a livello di acque, a livello di specifiche, a livello di attrezzature. Se si pensa che 30 anni fa uno che pescava col filo dell'otto faceva fatica a salpare un cavetto da mezzo chilo, adesso col filo dell'otto si tira fuori una carpa da 3 kg senza nessunissimo problema. C'è stata l'evoluzione del carbonio, tantissime cose. Poi chiaramente anche i pesci si sono evoluti in proporzione all'evoluzione della pesca, sono diventati sempre più difenti, sempre più difficili, allora si è sempre alla ricerca di sistemi per poterli fare abboccare e poi dopo c'è stato questo grande cambiamento di specifiche che secondo me è stato un po' colpa dell'uomo, un po' colpa anche di un'evoluzione naturale che succede nelle nostre acque, cicli per esempio, ci sono dei cicli, noi c'è dei periodi che abbiamo avuto nei nostri fiumi ghiaiosi dell'Emilia Romagna e della Lombardia, porto un esempio qualsiasi banale, l'Alaska, e poi dopo l'Alaska improvvisamente è sparita, sta cominciando a venire fuori adesso, poi l'immissione di tutte queste specie che non sono nostrane, tipo il siluro, l'aspio, la brema e così via, sono andate a discapito delle nostre specie ittiche naturali. E c'è adesso una prevalenza di determinati pesci e i nostri pesci che fino a 10, 15, 20 anni fa erano comunissimi sono diventati rari. E poi dopo magari potrebbe anche essere che in un certo momento ci sia un'inversione di tendenza, però bisogna sempre adattarsi, c'è poco da fare. Poi l'importante, io non disdegno nessun tipo di pesce se mi consente di pescarlo. Ma mio figlio ha cominciato a pescare da ragazzino, aveva una grande passione e tutto quanto, poi dopo l'abbiamo fatto studiare, io avrei preferito che prendesse una strada diversa da quello. Lui a un certo momento ha deciso di
smettere di andare all'università, aveva già fatto 13-14 esami, aveva preso veterinaria perché disse che lui desiderava lavorare nel mio magazzino. A quel punto lì a me la cosa mi ha fatto piacere, però per me è stato un impegno ulteriore, perché poteva arrivare un determinato momento della mia vita che io potevo calmarmi un momentino, tirare i remi in barca, con la faccenda che è entrato mio figlio sono ancora lì che gli do una mano in auge, in maniera molto ma molto più relativa ad un tempo, perché si è dimostrato bravo, è autonomo e adesso l'azienda è affidata a lui. Io lo aiuto, lo seguo, perché poi fondamentalmente mi diverto, perché è una cosa che mi diverte, perché nell'ambiente incontro tutti gli amici della vita, si parla di qua o di là, però mi concedo molte più ferie, molte più vacanze, comunque sempre a pescare. Mio nipote ha un problema, mio nipote è un grande allergico, è allergico ai pesci. Non li può mangiare, ma addirittura le allergie si manifestano anche a toccarli, specialmente i crostacei. Quindi non so, adesso ha 17 anni, cosa deciderà di fare, però lui al computer, tutte quelle cosettine della maggior parte dei ragazzini del suo tempo, di andare a pescare non gli piace. Forse anche io e suo padre in casa l'abbiamo esasperato troppo a forza di parlare di pesce, di pesce, di pesce, e lui si è stancato. Poi chissà. I giovani di oggi consiglio, se hanno la passione, di avvicinarsi alla pesca, di appassionarsi alla pesca, di divertirsi con la pesca, e sicuramente la pesca li terrà lontani da tutte quelle problematiche diverse che succedono giorno d'oggi. Io dico sempre che un pescatore non deve cedere, deve rispettare le regole. Oddio, portare a casa un pesce o due pesci da mangiare non è assolutamente un problema, ma andare a fare le stragi non ha senso. E la categoria che io odio più di tutti, che non li voglio chiamare pescatori, ma li voglio chiamare bracconieri, sono i pescatori sportivi che vanno a pescare in mare e vendono i pesci. Io a quelli proprio gli toglierei la licenza e non li farei più andare a pescare, perché non è giusto. Purtroppo ce ne sono troppi. Nei fiumi è sempre un discorso, vecchio discorso di inquinamenti, anche se qua negli ultimi anni le cose sono migliorate un tantino, però ci sono tante cosettine che si potrebbero rivedere, e il pescatore dovrebbe avere più voci in capitolo. Nel mare, dato che il mare non è una riserva inesauribile, bisognerebbe un momentino andarci dentro e cominciare a proibire ed interdire quelle pesche distruttive che vanno a discapito dei pescatori professionisti stessi, perché su 100 pescatori ce n'è 10 che effettuano queste pesche distruttive, quegli altri che effettuano sistemi di pesca normali, e quando i pesci vengono a mancare non ci sono più neanche per loro. Porto un esempio, gli strascici, porto un esempio delle volanti quando individuano un branco di tonno e un branco di ricciole che li vanno a circondare e li prendono tutti, delle cianciole, perché quando i pesci vanno in frega ci sono tonnellate e tonnellate di pesci, anche lì li circondano con delle reti profonde 120 metri e non se ne salva uno. Poi magari li portano al mercato mezzo euro al chilo perché ce n'è troppi. Quindi un po' la coscienza di chi ci governa ad intervenire in modo che il mare possa rimanere una risorsa per tutti. Se andiamo avanti così, distruggono tutto. E poi anche la pesca, a mio parere, si dovrebbe risolvere come si è risolto in altri settori, tipo gli allevamenti dei polli, gli allevamenti dei conigli, gli allevamenti dei maiali. Incrementare gli allevamenti, anche lì con delle regole, ossia alimentare i pesci con delle cose genuine, non degli estrogeni o delle cose varie, perché li vogliono far diventare da porzioni in pochissimo tempo. In quel modo lì sui banchi e sui mercati ci potrebbero essere innanzitutto dei pesci freschissimi e dei pesci anche ottimi come carne e tutto quanto, se vengono alimentati nella maniera giusta. Poi se costano 3-4 euro al chilo in più tutti l'accettano. Ma per un pescatore quando va all'agonismo è importante, è super importante la tecnica, è super importante l'esperienza, perché più esperienze ti fai più ti evolvi,
è tanto tanto importante l'istinto, perché ci sono dei pescatori che hanno qualcosa in più di altri dentro, sono importantissime tante cose. Chiaramente ci vuole la passione, sacrificio, e poi dopo il risultato prima o dopo viene fuori. Se uno non ci molla viene fuori. La pesca è talmente varia e variegata che tutte le volte che vai a pescare ti capita un episodio nuovo. Non è che ci siano degli episodi particolari da ricordare. Ci sono tutta una serie di episodi che ti fanno piacere ricordare, ma sono tanti, non vorrei dare il voto a uno solo. Mi è capitato qualche volta di dover supportare o capitare in mezzo a delle burrasche e delle burraschette, e lì il mare fa veramente paura, però fortunatamente sono sempre andato fuori con persone capaci, siamo rientrati con nessunissimo tipo di problema. Quello che mi fa paura in mare a me è quello di che si fermi il motore quando sei là in mezzo, quella è la mia paura. Infatti io con una barca, con un motore solo, tendo a non uscire. Io quando esco con una barca mi preoccupo sempre che ci siano due motori, perché là in mezzo, adesso qua nell'Adriatico, nei nostri mari, le capitanerie, ma per esempio io vado a pescare nei mari dell'isola di Creta e della Grecia, se mi si ferma un motore là in mezzo io vado a finire in Libia o in Egitto. Io ho una casa a sud di Creta, che è di fronte ai confini fra la Libia e l'Egitto, in un posto che è un paradiso terrestre, quando non c'è il vento, perché quando c'è il vento è un inferno. E allora generalmente in Grecia c'è un vento locale che si chiama Meltemi, che si forma dai 10 di luglio fino alla fine d'agosto, e in quel periodo lì è più facile avere il vento che non averlo, per cui io non ci vado. Io faccio settembre-ottobre, faccio maggio-giugno, trovo delle giornate di vento comunque, però trovo anche delle grandi bonacce che mi consentono di andare a pescare. Io la pesca nel futuro non saprei neanche come dire, la vedo bene, la vedo male. Io il mercato della pesca, sto parlando del mercato della pesca, secondo me il mercato della pesca ci sarà una selezione fra i distributori, fra i produttori, fra i negozianti. Chi ha più qualità, più esperienza riuscirà a sopravvivere, chi invece interpreta la pesca come mercato puro e tutto quanto, è tutta una categoria di distributori e negozianti che sono destinati a sparire. Il negoziante deve essere un professionista e professionale, il distributore deve essere un professionista e professionale, è la stessa cosa il produttore. Ai pescatori al giorno d'oggi non ci si può più andare a raccontare delle bugie. La bugia la puoi andare a raccontare al più inesperto, lo coinvolgi, ma prima o dopo se ne accorge che l'hai fregato. Quindi non si fa più fregare. Quindi bisogna sul mercato comportarsi bene e non dare delle fregature alla gente.